Ciao Olivia, Ciao. tu sei stata una delle protagoniste del nostro progetto Erasmus, tanto che ti sei fatta ambedue le mobilità che finora sono state realizzate. Era nei tuoi progetti partecipare a un Erasmus? Allora, inizialmente non avevo conoscenza di questi progetti prima di sentire la presentazione in collegio docenti. Dopodiché sicuramente mi è venuta molta voglia di parteciparvi, sì. E se prima di prendervi parte ti avessero chiesto cosa ne pensi, cosa avresti risposto? Secondo me questo tipo di progetti sono molto interessanti, soprattutto per chi insegna le lingue, perché ha modo di approfondire la lingua straniera nel luogo in cui viene parlata. Quindi sicuramente io, avendo nella vita insegnato in Francia già, ero molto interessata a partecipare a questo tipo di progetto. Ma il fatto che tu abbia accettato di parteciparvi, era solo motivata dall'apprendimento della lingua, No, sicuramente dall'approfondimento, no, dalla no. pratica? No, sicuramente no, perché la lingua ero sicura di poterla sostenere, di poterla parlare bene. Naturalmente mi fa sempre piacere approfondirla e arricchirla. Io ero molto interessata a vedere come si insegnano le lingue, l'italiano, il francese, l'inglese negli altri paesi europei e vedere proprio come è strutturato l'insegnamento agli adulti. Questo mi interessava moltissimo perché dopo 11 anni di esperienza in Italia all'insegnamento degli adulti, effettivamente mi faceva piacere arricchire il mio bagaglio di conoscenze e anche confrontarli con colleghi all'estero. Il nostro progetto è un progetto di job shadowing, quindi di osservazione. Quali erano le tue aspettative prima di partire? Allora, prima di partire ero molto entusiasta di conoscere colleghi stranieri, mi faceva molto piacere l'idea di conoscere colleghi in Belgio, colleghi in Francia, sia per potermi confrontare con loro sulle Pratiche. pratiche pedagogiche, didattiche, sia anche per poter stabilire dei rapporti anche con loro per future collaborazioni, per futuri progetti. E poi mi piaceva proprio l'idea di incontro con loro, proprio per stabilire un rapporto anche di amicizia, futuro, e di poter scambiare esperienze. Mi interessava molto quell'aspetto lì. E cosa ti ha sorpreso maggiormente durante il tuo soggiorno in Belgio e in Francia? Allora, mi hanno sorpreso molto i colleghi del Belgio per la loro grande accoglienza verso di noi e disponibilità. Entrambi i colleghi, sia in Belgio che in Francia, sono stati molto accoglienti con noi, molto gentili, molto disponibili, ma devo dire che in Belgio ancora di più. Quindi l'aspetto umano mi ha colpito molto. Positivamente. Positivamente, E sì. cosa invece ti ha colpito negativamente? Cosa non ti aspettavi negativamente? Cioè, che hai considerato, come dire, deludente? Beh, di deludente così nulla. Forse, per esempio, io sono partita con l'idea di vedere l'insegnamento sia dell'alfabetizzazione, sia della scuola media, sia anche della formazione professionale globalmente. Quando sono arrivata in Belgio, per esempio, che era la mia prima esperienza, mi ha sorpreso il fatto che nel nostro programma, per esempio, è accaduto che abbiamo visitato di più associazioni in cui si faceva alfabetizzazione e la maggioranza della nostra mobilità è stata incentrata su quello. Quello mi ha un po' sorpresa. Dopo un pochino di sconcerto iniziale, in realtà poi mi sono molto interessata all'alfabetizzazione, ma devo dire che quello un po' mi ha stupita perché avrei preferito magari un maggiore equilibrio, ecco, nelle visite alle varie forme di insegnamento. Invece in Francia abbiamo avuto una maggiore presenza di formazione professionale a cui eravamo un pochino più preparati perché il programma della mobilità l'abbiamo avuto in anticipo
anche lì abbiamo avuto una maggiore possibilità di formarci alla formazione professionale in Francia, e un pochino meno per esempio per quanto riguarda l'alfabetizzazione, per quanto riguarda la formazione della scuola media, ecco, in Francia. E stessa cosa è accaduta in Belgio. Mm-hmm. Quindi io, insegnando nella scuola media per gli adulti, mi sono trovata in entrambi i casi a apprendere da questa esperienza di job shadowing dei miei colleghi e poterli confrontare in una parte un pochino meno grande, un pochino meno ricca. Però comunque è stato molto interessante, perché mi ha portato a volermi documentare sia dopo il Belgio sulla parte dell'alfabetizzazione, dove avevo meno conoscenza, e tornata dalla Francia a documentarmi sulla formazione professionale. Quindi in realtà tutto ciò ti ha portato a una riflessione sul tuo lavoro. Sì, sicuramente. Per esempio, tornando dal Belgio, mi sono concentrata nel portare maggior parlato nelle mie classi, perché effettivamente ero un pochino più legata alla produzione scritta, mi concentravo molto su quello. Tornata dal Belgio ho cercato di coltivare e promuovere di più il parlato. Adesso, tornata dalla Francia, per esempio, e sono tornata da poco, quindi la mia azione è nelle mie classi recente, e vorrei documentarmi di più sul percorso che aspetta i nostri allievi dopo il conseguimento della licenza media, quindi vedere un po' le prospettive di formazione professionale a cui potremmo indirizzare i nostri allievi. E in tutte queste nelle due esperienze, quali sono le difficoltà che hai incontrato maggiormente, e le avevi previste oppure no? Allora, devo confessare che prima di partire per il Belgio mi preoccupava in primis la convivenza con